Siamo presso il salone di Tony Giuffrè a Merito Portosalvo con il presidente Carmelo Fedele. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, è iniziata la quinta edizione di questa giornata di beneficenza. Lunedì 11 dicembre gli amici parrucchiere di Raffaele offrono questo servizio di acconciatura diversamente abili, degenti, assistiti presso le strutture, associazioni cittadini bisognosi presenti sul territorio. Ecco, al Presidente chiediamo come sta andando la mattinata. Diciamo, avete iniziato presto e sino a che tempi ci sono ancora? Sì, siamo come ogni anno, come hai detto tu, si rinnova questa tradizione, insomma questa ricorrenza. Un ringraziamento particolare ai colleghi del nostro Raffaele, il nostro compianto Raffaele, quindi ogni anno in questi periodi offrono gratuitamente, come hai detto tu, le persone in difficoltà, i ragazzi che sono ricoverati presso le strutture qua del territorio, un taglio di capelli omaggio sempre al ricordo del lavoro che faceva giusto Raffaele. Diciamo che è la quinta edizione. C'è abbastanza afflusso stamattina, abbiamo iniziato intorno alle 9, fino alle 14 saremo qua, anche persone bisognose, non per forza che devono essere ricoverate presso le strutture, siamo circa 20-25 già di presenza a quest'ora, quindi credo che sta andando abbastanza bene, insomma noi siamo qua ad aspettare, se facciamo questo, ecco, facciamo col cuore soprattutto i colleghi di Raffaele, insomma. Anche il periodo, diciamo, questo periodo di festività, no? Di Natale, insomma, ritrovare pure queste persone bisognose che hanno le famiglie bisognose, anche questi ragazzi che sono ricoverati, avete scelto anche una data, diciamo, abbastanza indicativa. Sì, sì, questo sicuramente, a ridosso delle festività natalizie, insomma, questo è un gesto ancora più significativo, sottolineando il fatto che già Raffaele era di per sé un ragazzo molto, molto genuino, molto, ecco, che dava tutto di sé anche alle persone in difficoltà, se doveva fare un taglio di barba, taglio di capelli, insomma, lo faceva anche se chi si presentava e detto Raffaele passo, non c'ho i soldi, Raffaele sediti e te lo faccio tranquillamente. Ecco, questo ha maggior ragione sotto le festività di Natale. Ecco. Quindi il pensiero è di continuare ancora nel tempo. Questa edizione non si ferma qui, quindi quinta edizione, ma ancora anche il prossimo anno ci sarà questa, la sesta edizione e così via. Sì, sì, no, nostra intenzione, diciamo che noi siamo di contorno all'organizzazione, insomma, i veri protagonisti sono i colleghi di Raffaele che sicuramente, ve lo auguro, insomma, continuano questa ricorrenza particolare, molto sentita, molto... molto importante anche perché a livello del territorio nostro ci sono pochissime iniziative a favore di queste persone diversamente abili oppure che hanno delle difficoltà in un periodo dove la crisi da fa da padrona, quindi non è semplice taglio di capelli, però ecco, è un gesto significativo, importante da tutti i punti di vista. Per chiudere, in programma avete qualche altra iniziativa, qualche altra cosa per l'anno che arriva? No, al momento è questa, poi con l'anno nuovo si ricontra. Ci state pensando? Col direttivo vediamo un po' cosa fare. Sicuramente continueremo a monitorare l'attività della 106, segnalando, come ho detto anche sabato alla radio, le criticità e la speranza, insomma, che qualcosina si riesce a muovere. Diciamo che vi date da fare su tutto, ecco, quindi soprattutto anche la 106 che è in stato veramente disastroso e noi ce lo auguriamo che chi deve ascoltare ha ascoltato il messaggio, insomma, e poi quello che state facendo voi, diciamo, è un lavoro abbastanza positivo. Sì, sì, noi diamo luce a queste problematiche, poi lo sai, è un po' difficile raggiungere tutti gli obiettivi, però anche se si asfalta un pezzo di autostrada o un guardrail rotto si ripara, è già un successo, insomma, anche, non chiediamo la luna, però ecco, il minimo per la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini che percorrono questa arteria.
Grazie al presidente Carmelo Fedele, presidente degli Amici di Raffaele Caserta, buone feste. Buone feste anche a voi, grazie per la vicinanza alla nostra associazione, grazie a tutti coloro che sono qua stamattina, sia chi taglia i capelli, chi è intervenuto a farsi ritagliare, anche i responsabili delle strutture, diciamo, anche loro partecipano, altrimenti non sarebbe ben riuscita questa manifestazione. Grazie.